Partito Democratico non è in grado più di amministrare il nostro Stato, non è più un partito in condizione di garantire la legalità nel nostro Paese, e per questo devono andare a casa, tutti. I cittadini di tutta Italia hanno dato un segnale al partito di Ignazio Marino: non vi votiamo più. E questa presenza qui è importantissima, perché noi schioderemo da questo comune il giorno in cui vedremo le dimissioni di Ignazio Marino e finalmente nuove elezioni per la città di Roma. Ormai chiedeva: ma c'è qualcuno che pensa che Marino debba restare perché è un argine all'illegalità? Solo i suoi amici di partito lo lasciano qui dov'è. E ricordatevi sempre una cosa con la quale io voglio concludere, perché non voglio rubare altro tempo. Qui oggi in questo comune Marino non viene fatto fuori dal suo partito, che è capace, è sempre stato un partito che divorava i suoi stessi prodotti sempre per opportunità, perché sanno bene che sono al minimo storico dal punto di vista dei consensi, lo testimoniano sì alcuni sondaggi che darebbero addirittura il movimento al 30%, ma lasciamo perdere, lo testimonia il tassista che ogni mattina mi parla male di Marino, lo testimonia l'insegnante delle scuole elementari che ogni giorno vuole mandarlo a casa, lo testimoniano i cittadini che ogni giorno incontriamo su questo territorio. Ormai ci sono tante parti sociali che si sono scollate e che non sono più d'accordo con l'operato di questa giunta. Oggi abbiamo, come diciamo, veramente di tutto, abbiamo dagli autisti ATAC ai comitati per i piani di zona che non vanno avanti, e in questa maniera creiamo l'emergenza abitativa dei residence che sono oggetto dell'indagine Mafia Capitale, quindi abbiamo tanta gente di tante estrazioni e sono tutti scontenti dell'operato di questa giunta. È possibile che Marino, come sindaco, quindi colui che aveva a disposizione i bilanci del comune, non si è accorto di nulla, non si è accorto dei soldi dei cittadini romani che finivano in appalti truccati, appalti gonfiati? E allora se non sei penalmente responsabile, lo sei penosamente responsabile, questo è un dato di fatto. Oggi tanti cittadini romani di lunedì stanno chiedendo le dimissioni del sindaco prima che il comune di Roma venga sciolto per mafia, quindi chiediamo di fare un passo indietro e permettere una cosa semplice che dovrebbe essere normale in una città civile, in un paese civile: permettere ai romani di votare, poi ognuno sceglierà il sindaco. La verità è che hanno paura, questo è il momento più drammatico dal punto di vista politico per Renzi. È lui che si sta giocando la partita, ha preso a schiaffi a destra e a sinistra anche dai ballottaggi, e noi abbiamo vinto 5 ballottaggi su 5. Sta prendendo schiaffi dai professori della buona scuola, che hanno capito perfettamente che le palle di Renzi non attecchiscono più come prima, che non c'è bisogno che il presidente spieghi con dei cessetti la riforma sulla buona scuola. Sappiamo perfettamente che è l'ennesima porcata che dà soldi nostri alle scuole private, lo sappiamo perfettamente. Si è dimostrato il rottamatore della patria, l'unica cosa che Renzi ha rottamato è la patria con un suo atteggiamento di sudditanza vergognoso nei confronti dell'Europa, e si sta vedendo questi giorni rispetto al tema dell'immigrazione. L'immigrazione che è diventata, ahimè, la nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Pensate, i partiti che nessuno più li finanzia, perché nessuno più gli vuole dare soldi a questi partiti di malfattori e di miserabili, devono trovare di nuovi business. E uno l'hanno individuato appunto nell'immigrazione, una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti, ovviamente pubblico perché i soldi sono i nostri, e tutto alle spalle anche di persone deboli che scappano dal Nord Africa. Questo è il miracolo che ha fatto la partitocrazia. Ci mangiano tutti sull'immigrazione, destra e sinistra.
Troiano un tale Alemanno indagato per mafia, ci rendiamo conto? E l'altra parte, la parte buonista che ci prende soldi con le cooperative, e la dimostrazione è proprio l'inchiesta di Mafia Capitale.